La Salernitana batte due colpi, il 31enne portiere Stefano Russo lo scorso anno all'Ascoli ed il difensore Trevor Trevisan reduce da un buon torneo di B tra Padova e Varese, accordo raggiunto da tempo con il Parma ed ora c'è anche la firma dei due giocatori che molto presto si aggregheranno ai nuovi compagni nel ritiro di San Vito di Cadore. È stato il DS Fabiani a comunicarlo al tecnico Mario Somma, i due hanno parlato a lungo così come fatto ieri quando il dirigente Granata è giunto in ritiro per qualche ora. Russo affiancherà per il momento Gori e si giocherà il posto da titolare proprio con l'attuale portiere Granata, che però ha offerte in Lega Pro ed è in scadenza di contratto con la Salernitana, che però non sembra avere intenzione di lasciarlo partire. Trevisan invece, che può giocare anche dal laterale sinistro, rinforzerà una difesa che può già fare leva sull'esperienza di giocatori importanti. A proposito di difesa, c'è Scalise che ha chiesto un incontro a Fabiani per discutere del suo futuro. Il Matera di Auteri continua a corteggiarlo e probabilmente Scalise vuole certezze per il suo futuro. A proposito di rinforzi, la Salernitana valuta l'idea legittimo che però non sembra stuzzicare poi tanto. La Salernitana intanto aspetta Sforzini, il giocatore però prima di dire sì deve risolvere alcuni problemi con il Pescara. A Fabiani avrebbe dato la sua disponibilità, ribadita pure dal suo rifiuto ad una proposta giunta dalla Casertana. Nel frattempo la Salernitana dovrà sostituire Grassi, il giocatore ha ribadito al DS la sua volontà di avvicinarsi a casa. Al Pontedera però la Salernitana chiede soldi e non giocatori in cambio. Lunedì prossimo infine Munar potrebbe accasarsi alla Paganese.